ci troviamo di fronte alle piscine di Alzano Lombardo e siamo all'ingresso di questo imponente tendone per andare a scoprire la 30ª edizione del Bergen Fest. E ora entriamo per scoprire la cucina. Siamo venuti a conoscere lo chef Gian Pietro, che oggi ci spiegherà che cosa possiamo mangiare se veniamo al Bergen Fest. Ma allora, festa della Lega, quindi piatti tipici locali, a cominciare dal cavallo di battaglia dei nostri primi piatti, che è il casoncello alla bergamasca. Poi facciamo anche delle lasagne con il ragù di carne e la fontina. Abbiamo anche, in queste giornate un po' incerte, proponiamo anche una pasta e fagioli. E l'altro piatto del giorno è un bel risottino con le mele saltate in padella, le noci tostate e una fonduta. E quindi, come possiamo vedere, cucinate tutto voi qua? Sì, sì, abbiamo i nostri fornitori ufficiali che tutti gli anni ci servono, però la produzione avviene tutta qua, quindi una cucina ben attrezzata, però pur sempre improvvisata, quindi ci si deve un po' adattare. E quanti piatti preparate a sera? Ma abbiamo anche, al di là di noi che siamo del mestiere, ci sono anche molti volontari, tanto di cappello questi volontari, che dedicano il loro tempo libero alla sagra, diciamo, alla Bergenfest. E per ogni festa che si rispetti non può mancare assolutamente la griglia. Certo, abbiamo parlato dei casoncelli, che sono il piatto principe, è vero in parte. Abbiamo la grigliata mista, che è la regina di questa sagra e anche di tutte le sagre di paese che si possano rispettare, che è composta da costine di maiale, degli spiedini misti con dei peperoni, delle ali di pollo e delle cotechini, delle salamelle, come vogliamo chiamarle. Ecco, vengono servite anche separatamente, ma diciamo che per un buon degustare bene sarebbe meglio provare un po' di tutto. Ma prima, sbirciando in cucina, sono riuscito a vedere anche del fritto. Certo, oltre alle classiche patatine facciamo anche un ottimo fritto misto, che è composto da anelli di totano, delle mazzancolle, in questo caso una misura media, e delle alacce, noi le chiamiamo così, delle filetti di alici. E vengono passate nella semola rimacinata e fritte a 180 gradi. Non solo salato, ma anche dolce a questo Bergen Fest. Ora siamo qua con Damiano, che ci mostrerà questi incredibili piatti. Buongiorno, oltre appunto al salato abbiamo anche il dolce, che non prepariamo noi, dobbiamo essere sinceri, però c'è una buona varietà, ce ne sono una decina di tipi diversi per accontentare ogni richiesta, dal tiramisù alle classiche torte in casa, fatte in casa, tipo quelle di mele, quella di pinoli, profiterol, le torte con i frutti di bosco, quelle con la frutta, o ad esempio anche la meringata o la torta sacher. Le abbiamo usate l'anno scorso, abbiamo visto che erano comunque un buon prodotto, per cui abbiamo deciso di continuare così. E ora che lo provate posso dire che sono veramente buoni. E noi ci rivediamo domenica 1° settembre con un ospite d'eccezione, Matteo Salvini.